professore, si lavora per la candidatura UNESCO. Sì, abbiamo insomma annunciato qualche mese fa con la sottoscrizione del protocollo con le 9 città italiane del Carnevale, proprio per questo grande percorso. Ieri abbiamo cominciato, direi, questo bellissimo lavoro di confronto con la cittadinanza, di apertura. Quindi sono stati qua i consulenti della BIA di Milano, che sono specializzati nello scrivere i disciplinari appunto per le candidature UNESCO, e insomma c'è stato un confronto con tutta la città, un confronto che poi dovrà continuare. Quindi ieri è stata la volta dell'ente carnevalesca, dei maestri carristi, della musica rabita, dei singoli cittadini, scrittori o altre associazioni che in un qualche modo fanno il nostro carnevale. Ecco, per noi è importante oggi raccogliere il nostro carattere, quello cittadino, quello che arriva dalle persone, insomma raccontare noi stessi e raccontare come viviamo il carnevale, in modo che tutto questo possa essere impresso nel disciplinare. Questo lavoro sarà fatto a Fano, sarà fatto nelle 9 città d'Italia che racconteranno ognuno il loro carnevale, per poi essere consegnato a Roma, al Ministero e quindi all'UNESCO, per arrivare appunto a presentare la candidatura a patrimonio immateriale UNESCO del carnevale italiano. Ma se qualche fanese volesse darvi qualche suggerimento, fa ancora in tempo? Ma assolutamente sì, anzi il consiglio è quello di contattare l'ufficio turismo, perché i consulenti saranno qua anche nei prossimi mesi. Insomma, ecco, la possibilità di rappresentare un racconto e quello che uno ha vissuto con il carnevale è importante per capire proprio chi siamo.